Monsignor Oscar Romero è per tutti il profeta dell'amore di Dio e del prossimo. Sono le parole del cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che sabato 23 maggio a San Salvador ha presieduto, in rappresentanza del pontefice, la messa di beatificazione dell'arcivescovo martire, assassinato in odio alla fede il 24 marzo 1980 nella cappella dell'ospedale della Divina Provvidenza della capitale salvadoregna, mentre celebrava l'Eucaristia. Sul palco, nella piazza del Divino Salvador del Mundo, davanti a oltre 200.000 persone, la camicia celeste di Romero macchiata dal sangue. L'assassinio dell'arcivescovo di San Salvador è stato ricordato da Papa Francesco a Regina Coeli Domenicale. Questo zelante pastore, sull'esempio di Gesù, ha scelto di essere in mezzo al suo popolo, specialmente ai poveri e agli oppressi, anche a costo della vita. Il Beato sarà commemorato ogni 24 marzo, data in cui è nato al cielo, ha sottolineato il Papa nella lettera apostolica per la beatificazione. Monsignor Romero, ha scritto Francesco, fu capace di vedere e ascoltare la sofferenza umana, eppure fu accusato di fare politica e di seguire un pensiero pseudo-marxista. Ad ucciderlo, 35 anni fa, gli squadroni della morte di estrema destra, perché il presule chiedeva conversione e giustizia per i poveri di fronte alle atrocità del regime militare che allora governava il paese centroamericano. Monsignor Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador, fu stretto collaboratore di Monsignor Romero. Era un momento molto difficile, il momento più difficile di tutta la nostra storia, quando in El Salvador nessuno parlava della realtà. Quando tutti i giorni avevano tanti morti, vittime della violenza. Soltanto Romero parlava della cattedrale per dire al paese che cosa succede, come dobbiamo reagire davanti a questa situazione tanto terribile. Era la voce dei senza voce. Tra il 1977, quando Romero fu nominato arcivescovo, e il 1980, anno in cui fu assassinato, il Salvador viveva un profondo conflitto civile. La Chiesa era perseguitata, religiosi e catechisti uccisi, fedeli sequestrati, minacciati, intimiditi. E le diceva che il pastore deve essere col popolo, deve affrontare il destino dei popoli, soffrire col popolo, camminare col popolo fino al martirio se necessario. Qualche mese prima del suo martirio ha detto alla cattedrale: sono minacciato di morte, vi prometto di restare con voi, vi prego di pregare per me affinché possa mantenere questa promessa. È rimasto con il popolo, finalmente ha offerto la sua vita. Ma quel sacrificio non è avvenuto invano. Oggi se ne vedono i frutti. In El Salvador c'è un terremoto spirituale. Dopo l'annunzio, il 3 febbraio, quando il Papa ha segnato la dichiarazione di martirio, dopo una rivoluzione silenziosa accade nel Salvador. Se lei visita il sepolcro di Romero, trova lì le persone che sono venute per domandare perdono a Romero. Finalmente noi capiscono chi è tu. Noi pensiamo che tu eri un comunista. Noi sappiamo che tu eri un martire della Chiesa. Penso che c'è una storia prima e dopo la beatificazione. Penso che adesso comincia una tappa nuova della nostra storia, dove Romero, penso e chiedo al Signore, sarà l'istrumento del Signore per la riconciliazione tra noi.